a tutti ragazzi, sono Shadot e eccoci qua con la 14ª parte di Pokémon Blu. E in questa parte troveremo la chiave per la palestra di Blaine per poter sfidarlo, che appunto, come avevo detto nelle scorse parti, ha chiuso la palestra perché se no era troppo facile sfidarlo. Quindi non mi ricordo la strada precisa qua, però mi ricordo che devo usare un repellente. E ok. Sì, ci sono queste statue coi bottoni che apriranno varie porte. Tipo quella non andava premuta, mi sembra. Sì, aspetta un attimo. Sì, perché chiudono delle porte e ne aprono altre. Quindi ora non mi ricordo dove bisogna andare. Andiamo a caso. Andiamo di qua. No, vedi. Ho già sbagliato strada. Allora, proviamo ad andare di qua dove è chiuso. No, però aspetta, qua si è aperto. No, lasciamo perdere. Andiamo direttamente di là. Sprecato un repellente, però vabbè. Ok, andiamo di qua. Piano di sopra. E qua ce n'è un'altra, però aspetta, la dobbiamo premere, sì. Ok. Si è aperta questa e qua dovremmo cadere, non mi ricordo dove. Penso di qua comunque. Proviamo. Sì. Ok. Penso di essere sulla strada giusta. Allora, liberiamo uno slot. Possiamo usare subito il calcio su Blastoise. No, non la bicicletta. Oh, ok. Prendiamo il carburante. Usiamo anche questo su Blastoise. Ok. E adesso di qua. E una volta qui bisogna intanto usare un repellente perché è finito. No, non revitalizzante, repellente. Ok. E vediamo di qua. Dov'è? Eccola lì. Beh, eccola qua la statua. Ok, bisogna premere questa. Poi prendiamo questo che non so neanche cos'è. Vediamo. Bora, ok. Allora, andiamo. No, non ti girare, stai buono, ok. Poi dobbiamo andare di sopra, da questa parte. Premere questo. E continuare di qua. Questa dovrebbe essere la chiave, però dobbiamo levare qualcosa. Abbiamo Bora, tanto io la devo insegnare a Blastoise. Ok. E ovviamente gli leveremo gelo raggio. O fossa. Vabbè, tanto no, non fa niente perché poi dovremo fare l'opposto, quindi. No, questa è MT22. Cos'è MT22? Solar Rage. Dove sono le chiavi? Che dovrebbe essere questa. Allora, cosa abbiamo qua? Niente da buttare. Vabbè, buttiamo. Questo cos'era? Psiconda. Sì, buttiamo Psiconda. Ok, prendiamo le chiavi. E
Fune di fuga. Mi sembra di averla buttata, sì, l'ho buttata. E allora dobbiamo fare di nuovo il percorso. Anzi, no, aspetta. Pro tactic. Siamo fossa. Eccoci qua. Ok. Allora, liberiamoci l'inventario. Allora, no, ok, allora deposita, depositiamo, vabbè le MN, tanto le abbiamo già usate, poi apri porta che non ci serve. MT9 che non so cos'è però non ci serve. Master Ball, teniamola dai. E la MT22. Ok, adesso possiamo andare da Blaine. E Blaine, come ho già detto, ha Pokémon di tipo fuoco, quindi con Blastoise non dovrebbe essere difficilissimo sconfiggerlo. E comunque qua ci saranno dei quiz nella sua palestra, che a cui se risponderete bene vi faranno passare senza sfidare gli allenatori. Quindi noi cerchiamo di rispondere bene a tutti. Allora. Sì, vabbè. Qua vi dice quello che ho appena detto. Caterpie diventa Butterfree? No. Come no? Diventa Metapod. Un fenomeno, ho interpretato male quel diventa. Pensavo se si evolvesse, cioè pensavo intendesse che, insomma, avete capito. Tanto vanno giù come niente Pokémon. L'unica rottura è che me lo potevo saltare questo allenatore invece. Bello lo sprite di Ninetales, non lo vedevo da un casino di tempo. Appunto perché saltavo sempre questo allenatore. Ok. Andiamo avanti e vediamo di non fare fenomeni. Le medaglie sono 8, non 9. Poi vediamo questo. Poliwag si trasforma 3 volte, no, 2 volte. Cioè, gli stadi evolutivi sono, sarebbero 2, ma possiamo dire che sono anche 3. Ma comunque sono stadi evolutivi, non è che si trasforma 3 volte. Semplicemente il primo stadio è il Poliwag, il secondo è il Poliwhirl, il terzo è il Polirat, com'era? Poli? Quella rana, non mi ricordo come si chiama. Politoed, ecco qua. Ma comunque questi, no, vabbè, Politoed non esisteva nella prima generazione, ma Polirat mi sembra di sì, non vorrei dir cavolate. Mosse tipo tuono sono efficaci contro i Pokémon tipo terra? No.
Ok, diamoci una mossa. Sto perdendo anche troppo tempo nel quiz di Blaine. Allora. Non sono identici Pokémon dello stesso tipo e livello. Non sono identici, quindi devo rispondere di sì. Ok. Questo dovrebbe essere l'ultimo quiz. MT 28 pietra tombale. No. Pietra tombale non esiste come MT. Al massimo rocciotomba, ma è stata inventata comunque dopo. Allora, salva. E adesso battiamo Blaine. Come Pokémon ci avrà Growlithe, Arcanine, Rapidash e Ponyta, mi sembra. Ah, e c'è diciamo una specie di bug col quale Blaine userà una super pozione su un suo Pokémon a full HP, così a caso. Quindi, se, cioè, questa roba la fa di solito su Arcanine, che è il suo ultimo Pokémon. Non so perché lo faccia, però è comunque una specie di, o è un bug, oppure hanno programmato la sua intelligenza artificiale col culo, perché una super pozione a full HP è abbastanza ritardata. Vuoto. Ah, meno male. Ma come? Ma dai, io pensavo di averlo buttato giù. Forza, vai. Ecco, adesso ho usato la super pozione, ma adesso ha già più senso rispetto a quello che avevo detto. Ovviamente io faccio forza perché pensavo di buttarlo giù. Ok. E abbiamo anche la settima medaglia. E ci dà anche fuoco bomba, ma noi come sempre non useremo. Non useremo questa MT perché abbiamo Blastoise, quindi se ne frega. Mi sono reso conto adesso che potevo usare Fossa nella palestra di Sabi nella palestra di Sabrina nella scorsa parte. E qua mi viene da sparare un cheggente che non immaginate neanche. Allora, voliamo a Smeraldopoli per l'ultima medaglia, che però prenderemo nella prossima parte. Per questa parte ci limitiamo a usare il centro Pokémon e ad andare davanti alla palestra. Ok, anzi, magari possiamo fare anche un po' di percorso, dai. Se c'è il tizio lì, quindi dobbiamo fare il giro. Ok. Allora, questa palestra c'era tipo un percorso specifico, però non me lo ricordo. Ah, sì, potevamo fare così, è vero. Così. Questo dobbiamo battere per forza. E poi c'è un altro tizio che lo facciamo levare dalla sua postazione e gli passiamo dietro. Qua usano tutti i Pokémon di tipo terra, quindi per Blastoise sarà facile anche questo.
Eccolo lì il tipo che vi dicevo. Sì, dai, lo battiamo. Ok. E dopo averlo battuto vi facciamo il giro da dietro. Allora, qua possiamo usare Surf, tanto è una mossa abbastanza potente, poi c'è anche lo stab, quindi non vedo perché non usarla. L'unica cosa è conservare abbastanza PP per la lotta contro Giovanni, ma a parte quello possiamo abusare di Surf quante volte vogliamo. Anche perché non lo so se le altre mosse li buttano giù in un colpo. Dato che Blastoise ha gli speciali alti, ma non l'attacco. Potremmo provare con Bora, però Bora è abbastanza sprecisa. E se vi chiedete perché l'ho sostituita a Geloraggio, è perché Bora ci servirà nei Super 4, dove appunto useremo la precisione X, quindi diventerà precisa come un Geloraggio. E però farà molti più danni. Ok, questi teletrasporti, cioè teletrasporti tra virgolette, sono molto lenti e potrebbero fare anche un po' più veloci. E qua ecco Giovanni, proprio subito così. Vabbè dai, basta per questa parte. Giovanni lo faremo nella prossima parte. Insieme alla via Vittoria, penso. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale per non perdere altri video e noi ci vediamo alla prossima parte. Ciao a tutti!